Eccoci qui al nostro nuovo appuntamento con i video tutorial di Video Tips, che è la nostra video newsletter settimanale. Quest'oggi, in prossimità del workshop che terrò a Roma il prossimo 21 maggio, vorrei passarvi una piccola chicca per quanto riguarda il ritocco in bianco e nero del ritratto. Di bianco e nero se ne può parlare tantissimo, ci sono moltissime tecniche per la conversione. L'ho già detto in svariate altre sedi. Settimanalmente su Facebook pubblico anche dei consigli relativi alla fotografia in bianco e nero. Quest'oggi voglio farvi vedere come utilizzare il livello di regolazione per creare un predefinito, corretto, equilibrato per la conversione del ritratto in bianco e nero. Allora, innanzitutto il punto di partenza è, appunto, come avete visto, cliccare sul livello di regolazione bianco e nero. Vi consiglio sempre di partire da quello che Photoshop chiama regolazione automatica, perché abbiamo la fortuna di avere delle regolazioni che sono molto molto equilibrate quando scegliamo questa opzione. Il passaggio successivo è capire che dobbiamo regolare quelle che sono le gamme tonali della pelle, dell'incarnato. L'incarnato contiene essenzialmente colori come il rosso, il giallo in diverse tonalità. Ora, un buon punto di partenza per mantenere il ritratto comunque un bianco e nero in cui è coinvolta una figura umana con una conversione dell'incarnato equilibrata è impostare il valore dei rossi a 50 e il valore dei gialli a 100. Questo ci consente di mantenere la luminosità, mantenere equilibrio tonale senza perdere dettagli e senza fare errori di conversione grossolana. Questo è un punto di partenza, che tra l'altro io vi consiglio di salvare, perché nel pannello dei livelli di regolazione è sempre possibile salvare un predefinito in modo tale da mantenere riutilizzabile un certo tipo di regolazione. In questo caso salviamo predefinito bianco e nero e lo chiamiamo proprio ritratto. Registra, ok, questa cosa poi ce la troviamo proprio, vedete, nei predefiniti che ci mette a disposizione Photoshop. Dicevo, questo è un buon punto di partenza dal quale possiamo garantirci di fare poi delle eventuali variazioni creative, degli interventi creativi di ogni genere. Questo tipo di predefinito ci serve invece per garantirci che proprio il nostro punto di partenza sia il più equilibrato e corretto possibile. E detto questo, ovviamente l'appuntamento è rinnovato per il 21 maggio a Roma per approfondire tutti i temi relativi alla fotografia in bianco e nero. Vi aspetto, ciao!